TV, siamo alla Memo, alla Mediateca Montanari di Fano, dove si è appena concluso un interessantissimo incontro sulla cultura alla luce dei nuovi strumenti informatici. È qui con noi il professor Giovanni Sulimine, studioso appunto della materia dal punto di vista delle biblioteche. Lei infatti è presidente del Forum del Libro. Ecco, allora, quanto ha influenzato l'informatica negli ultimi tempi la cultura e dove stiamo andando? Beh, sicuramente gli strumenti informatici danno una opportunità enorme di accesso alla cultura e stanno trasformando profondamente i comportamenti e le abitudini delle persone. Da una parte c'è chi si allontana da strumenti tradizionali come il libro, dall'altra c'è chi invece magari proprio attraverso l'accesso alla rete, agli strumenti di rete, si accosta alla cultura. Tutti gli strumenti di partecipazione culturale sono ovviamente positivi e da guardare con interesse, proprio perché tutti in vario modo favoriscono un accorciamento della distanza tra chi produce cultura e chi accede alla cultura e chi fruisce della cultura. In questo senso sono anche strumenti per superare le disuguaglianze e le diversità ancora molto profonde che ci sono nel nostro paese. Ecco, da quello che è emerso anche nel dibattito, nei vostri interventi, insomma, l'informatica sembra che liberi l'individuo e lo chiami alle sue responsabilità, per cui la figura del mediatore culturale forse va un po' scemando o perlomeno va rivisto alla luce di questi nuovi strumenti. Sì, perché sono strumenti che consentono di accedere direttamente alle fonti, agli strumenti, eccetera. È importante però avere la capacità d'uso di questi strumenti, è importante saper fare una ricerca, saper distinguere tra i vari risultati che recuperiamo attraverso una ricerca, saper utilizzare e poi anche riutilizzare all'interno del proprio lavoro ciò che troviamo attraverso la rete. In questo senso la scuola potrebbe esercitare una funzione fondamentale proprio di educazione all'uso di questi strumenti. La situazione generale in Italia com'è alla luce della sua esperienza? Beh, siamo ancora abbastanza indietro. In Italia l'uso di internet, così come l'uso di altri strumenti, di tutti i consumi culturali, sono ancora molto inferiori a quella che è la media europea. Sicuramente si può fare di più, credo che passi attraverso sicuramente un lavoro della scuola, ma anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture, per esempio la banda larga che non arriva ancora dappertutto. Poi anche dal punto di vista delle memorie. Certo, certo. Grazie mille. Grazie a lei.